I primi solleciti di pagamento per debiti non pagati da parte di alcune agenzie di recupero crediti da tempo non lo facevano più dormire. Era frastornato e non ne faceva mistero. Lo sconforto giunto all'apice lunedì mattina, ma soprattutto la disperazione su come affrontare non solo le scoperture ma anche i pagamenti degli stipendi per i suoi dipendenti, lo hanno indotto a compiere un gesto estremo, il suicidio. E così, utilizzando una corda, si è impiccato. Lo ha fatto nel deposito di contratto a barca a Paternò. L'imprenditore, che aveva 57 anni e la cui identità è stata tenuta segreta per una ferma volontà della moglie e dei suoi due figli, era di Acireale, dove aveva la sede legale della sua piccola impresa, un'azienda che produce macchine per l'agricoltura. L'attività si svolgeva soprattutto a Centuripe, a Paternò c'era solo il deposito dell'attrezzatura che lui vendeva, esportandola anche in Egitto. A scoprire il corpo senza vita dell'imprenditore è stato un suo dipendente che lunedì pomeriggio ha notato la sua assenza. Poco accanto, dentro il piccolo ufficio, i segni della disperazione dell'uomo, i libri contabili dai quali si evidenziava la sua difficoltà economica. I familiari della vittima, nel tentativo inutile di salvarlo, hanno chiamato il 118 tentando anche una sorta di rianimazione che però è stata inutile. Purtroppo non è il caso isolato di un imprenditore che si toglie la vita perché è in crisi economica. Da Scordia, nemmeno un mese fa, era scomparso Maurizio Cosentino, che si era gettato in mare, preso dallo sconforto perché non riusciva a riprendersi da una crisi che lo aveva portato sul lastrico.